Battezzata al Cinema Quattro Mori di Livorno, una nuova rete di realtà territoriali, comitati, associazioni e liste civiche. Buongiorno Toscana, questo è il suo nome, a copertura regionale, si presenta non come partito politico, bensì come un metodo atto a favorire condivisione di informazioni pratiche, atti istituzionali e azioni di mutuo soccorso. È un'idea di creare una struttura per far fronte alla crisi e soprattutto anche alle misure con cui i governi centrali ed europei pensano che si debba rispondere alla crisi, ma che in realtà si scaricano poi sulla vita delle persone, in un modo che sia nuovo e che dia garanzia effettivamente appunto di livelli di democrazia minimi. Democrazia è una parola un po' spogliata di senso, ma per noi vuol dire appunto coinvolgimento diretto delle persone nelle decisioni che riguardano il loro futuro. Buongiorno Toscana potrebbe essere, secondo Raspanti, una valida alternativa al Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali. L'idea chiaramente è quella di costruire un'alternativa al Partito Democratico ed Enrico Rossi, che di fatto poco si discostano da quelle che sono le politiche che mette in atto un po' tutti i governi d'Europa, di centrodestra o centrosinistra, spesso di comune accordo con pochissime differenze tra di loro, sottostando fondamentalmente a criteri di austerità, quindi tagli alla spesa sociale, minori trasferimenti dallo Stato agli enti locali, sovratassazione, svendita del patrimonio pubblico e dei beni comuni. Potrebbe essere il candidato? Devo dire che esiste evidentemente, insomma è inutile dirlo, già un dibattito in questo senso, un dibattito a cui abbiamo preso parte fino a un certo punto, poi ha subito un'improvvisa accelerazione che non ci ha coinvolto, sia si è diventato su un nome che è un nome di qualità, che è quello di Tommaso Fattori, ma a noi non interessa arrivare a un nome piuttosto che un altro. Ci interessa un ragionamento diverso, un ragionamento sul progetto. Se il progetto è questo che vediamo intorno, non è un progetto interessante.